una puntata di Polifemo speciale con Federico Greco, che è il presidente provinciale di Confimprese Taranto. Con Federico Greco periodicamente tracciamo un po' il bilancio, diciamo, svolgiamo un po' una funzione di termometro circa l'andamento dell'economia locale in modo particolare, con riferimento alle medie e piccole imprese. È una situazione particolare, le misure del governo Draghi, una crisi pesante perché i dati sulle piccole e medie imprese a livello nazionale sono tutt'altro che incoraggianti, diciamocelo senza se e senza ma, complice anche il Covid, complici interventi solo di apparenza, tante attività hanno per sempre serrato, chiuso la saracinesca. E allora, Federico Greco, intanto fotografiamo l'attuale situazione in rapporto ai provvedimenti anche di quella che sarà la legge di bilancio, chiamiamola volgarmente la finanziaria targata Draghi. Buongiorno Luigi, buongiorno ai telespettatori. Ma guarda, allora, per quanto riguarda Taranto, sicuramente la situazione non è assolutamente delle più rose, perché comunque hanno chiuso parecchie micro imprese, perché effettivamente su Taranto parliamo di una stragrande maggioranza di micro imprese, tante piccole e pochissime grandi imprese. E quindi di conseguenza la microimpresa, che non ha ricevuto proprio in funzione del discorso Covid, pandemia e così via, non hanno ricevuto praticamente i ristori adeguati per riuscire comunque a mantenere comunque le spese fisse aziendali. Questo ovviamente. Ristori quindi assolutamente insufficienti. Sicuramente sono ristori assolutamente insufficienti. Un po' ha cercato di aiutare Regione Puglia. In questo momento, fino al 9 di dicembre, ad esempio, è aperto un bando che si chiama Custodiamo le Imprese 2.0, dove Regione Puglia dà la possibilità alle imprese che hanno subito comunque nel fatturato, perdita di fatturato, una perdita almeno del 30% nel periodo che va dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2021, riesce quantomeno a reinfondare quel mancato fatturato fino a un massimo di 25.000 euro. Già incominciamo a parlare una boccata d'ossigeno. Già incominciamo a parlare di cifre che comunque ti permettono di avere una certa liquidità comunque all'interno dell'azienda, più il microprestito che permette di finanziare praticamente il capitale circolante, più altre piccoli interventi, comunque si riesce comunque a cercare di arrangiarci, usiamo questa espressione, di sopravvivere, di andare avanti. Diciamo, si riesce quantomeno a mettere praticamente un freno alla chiusura vera e propria delle micro aziende. Sicuramente bisogna sicuramente guardare al discorso pandemia, perché tuttora comunque rimane un grandissimo punto interrogativo al quale comunque non c'è assolutamente risposta. Credo che se si dovesse arrivare ad ulteriori restrizioni, questa volta non penso proprio che le microimprese riusciranno a sopravvivere, non dico indenni, ma quantomeno riuscire ad arrivare alla sospensione delle restrizioni in maniera quantomeno acciaccata. Oltretutto assistiamo a situazioni strane, scene e fenomeni di maxi assembramenti e poi ovviamente
si va a spaccare il capello, si entra nella gioielleria, si entra nel bar e si vede se la persona ha la mascherina o non ce l'ha. Per carità, è giusto farlo, però, come dire, ci sono anche delle situazioni in cui notiamo un accanimento nei confronti dei piccoli commercianti, delle piccole attività. Poi quando il politico di turno, il ministro di turno fa il comizio, c'è il bagno di folla, lì tutto è consentito, lì il Covid non c'è. Ma io direi non solo il comizio del politico, ma anche la partita di calcio e così via. Con la nazionale Italia-Svizzera si proponeva addirittura il 100% dello stadio, come se il Covid in quell'occasione andasse in stand-by, facesse una tregua. Esattamente. Giusto per permettere comunque ai tifosi di andare a vedere la partita di calcio. Il problema dei controlli hai toccato praticamente un nervo sicuramente scoperto, perché comunque c'è sicuramente un inasprimento dei controlli, ma non solo dei controlli legati comunque all'uso di mascherine e così via, ma c'è da ottobre, dall'inizio di ottobre, o meglio metà settembre ad oggi, sicuramente un inasprimento dei controlli da parte dei vigili urbani, da parte dell'ASL, da parte dell'ispettorato del lavoro, da parte degli ispettori INAIL, dove praticamente fino a poco tempo fa praticamente hanno quasi sonnecchiato, adesso sembra che si siano praticamente svegliati da un sonno lungo e praticamente si stanno dando da fare. Questo che cosa comporta? Comporta comunque un aggravio di spese da parte delle microimprese, sia dal punto di vista della sicurezza in sé, sia dal pagamento comunque di, nel caso ci siano, dal pagamento di verbali e sanzioni. Noi cerchiamo comunque quantomeno di affiancare l'azienda per quanto riguarda un discorso di sicurezza sul lavoro, in maniera tale da creare una situazione tale che possa essere florida e, per l'azienda, e che non la porti praticamente incontro a determinate sanzioni. E quindi sicuramente da parte nostra c'è un grandissimo lavoro alle spalle, e spero che quantomeno insomma, le aziende a noi associate un domani ci possano comunque ringraziare del lavoro, del sostegno, del supporto, del lavoro diverso che stiamo dando. Ecco, andiamo a quella che sarà la legge di bilancio, considerando anche il discorso dei bonus. Considerando anche il fatto che abbiamo visto il rincaro delle materie prime per un fenomeno mondiale, si creano ovviamente dei riflessi terribili sull'economia, sulle microimprese, perché innanzitutto stiamo assistendo a un ritardo enorme nell'arrivo delle materie prime e quindi con uno slittamento dell'esecuzione dei lavori e della relativa consegna, ma anche per il soggetto che è l'imprenditore che deve realizzare quel manufatto in ferro, quel manufatto in legno, dico per dire, se prima la materia prima costava 10, ora costa 15, eppure era stato pattuito con il cliente un certo prezzo, ora ovviamente salta tutto il banco. Quindi voglio dire, a questo punto, vista questa situazione, bisogna vedere fino a che punto le misure poste in campo dal governo, anche in termini di legge di bilancio, legge finanziaria, come volete la chiamate, ma stiamo parlando del documento massimo di programmazione economico-finanziaria del Paese Italia, in che modo queste misure poste in essere, che verranno poste in essere, che stanno per essere poste in essere dal governo, riusciranno ad andare incontro alle esigenze delle imprese in questo contesto e alla luce di questa situazione. Guarda, secondo me
sicuramente non si andrà a favore del sistema delle imprese. Il problema è un problema grossissimo. Prendo in esame un installatore che deve rifare praticamente l'impianto di riscaldamento o dei termosifoni. Ovviamente si ritrova con prezzi del rame e delle materie prime praticamente che deve acquistare quasi triplicate. E non si riesce assolutamente a stare... Per non parlare del rincaro della luce, del gas, del carburante, quindi di che stiamo parlando? Cioè, è cambiato il mondo, cioè, il prezzo pattuito all'inizio diventa insufficiente rispetto a una lievitazione abnorme. E il problema è un altro, che nel momento in cui comunque è stato sottoscritto un contratto di fornitura, purtroppo quello è quello devi rispettare. Quello bisogna rispettare. Quindi un'altra volta si tenterà di dare e di mettere le mani in tasca praticamente alle microimprese. E senza assolutamente ricevere in cambio un aiuto consistente. E cerchiamo come associazione di categoria quantomeno di colloquiare con il governo. Vedremo fino a che punto riusciremo a farci ascoltare e a farci sentire. Un ultimo aspetto. Pur in questa, considerando questa situazione, proseguono i corsi, le attività di Confimprese Taranto. Certamente un sostegno burocratico alle varie imprese, una consulenza legale, amministrativa per le situazioni che abbiamo detto, ma anche la formazione è importante. La formazione è importantissima. Litigo quasi con i miei associati nel momento in cui fanno una domanda ben precisa e secca: ma il corso lo dobbiamo fare? Io gli rispondo: guarda, non posso sicuramente fare io il corso al posto tuo, perché comunque la preparazione la devi avere tu. La preparazione praticamente la deve avere il datore di lavoro, il rappresentante. Si affaccia a quell'attività. Tanti dei lavoratori e così via, quindi necessariamente il corso va fatto. Purtroppo sento che si continua comunque da parte di nostri colleghi formatori, si continua comunque a cercare e a vendere il semplice foglietto di carta senza assolutamente formare e creare praticamente le aule nella realtà. Purtroppo questo è un qualcosa che deve finire assolutamente. Speriamo e sicuramente cercheremo nei dovuti casi, sicuramente presenteremo delle denunce alla Procura della Repubblica in maniera molto ma molto dettagliata. E ci dispiace per chi incapperà in un discorso del genere, ma sicuramente non si può assolutamente più andare avanti in questa maniera. I corsi, la formazione deve essere eseguita, il corso deve essere fatto direttamente al discente e non esiste assolutamente, non deve esistere più una vendita del pezzo di carta e basta. Purtroppo qui sono molto ma molto fermo e deciso, ma per il semplice motivo che comunque la formazione aiuta. In un discorso di specie di sicurezza del lavoro, dove un infortunio può costare anche la vita al lavoratore, bisogna essere formati e bisogna capire e cercare di prevedere comunque il rischio al quale i lavoratori praticamente sono esposti.